con il presidente Ventre, consigliere comunale a Caserta. Presidente Ventre, lei ci ha chiamato perché voleva aggiungere qualcosa in merito al consiglio che c'è stato questa mattina, ma parlando anche e replicando alle dichiarazioni, se ho capito bene, di Desiderio e di Enzo Bove, suoi colleghi consiglieri comunali. Esattamente. Io sono stato tentato fino alla fine di non replicare, perché pure le pulci hanno la tosse, insomma, sentire Desiderio che parla di politica dopo una vita trascorsa in consiglio comunale senza aver fatto un o col bicchiere, insomma, credo che sia riduttivo per me o per chiunque altro abbia fatto politica, però diventa doveroso. Desiderio era in aula quando io ho fatto la seguente dichiarazione: io sono stato eletto in opposizione al candidato sindaco Marino, sto facendo giorno dopo giorno, consiglio dopo consiglio, opposizione a questa maggioranza e al sindaco Marino, fino al giorno in cui resterò consigliere comunale di questo comune, sarò sempre all'opposizione. Cosa diversa è la presenza rispetto a situazioni istituzionali. Stamattina si parlava di una surroga dovuta per legge, che si deve fare per legge, perché il completamento di una di un organismo è un fatto di legge, ed io sono un uomo di legge, è un fatto etico, è un fatto morale, per cui non si è spiegato peraltro dagli assenti della minoranza il perché di questo atteggiamento, che non ha nessun significato, voglio dire, non ha nessun perché. Si poteva convocare, ove fosse mancato il numero legale, si riconvocava il consiglio comunale. Posso capire l'assenza di quelli della maggioranza che possono usare l'aggettivo politico dicendo che sono assenti per fatti politici, per un dissenso con gli altri loro compagni di squadra, ma quelli dell'opposizione non hanno nessun motivo politico se non di mero infantile ostruzionismo. Per quanto riguarda in particolare, parliamo prima di Bove, che è persona che io stimo, mi sembra fuori luogo, senza aver sentito, lui dice che avrei dovuto fare una dichiarazione pubblica, dichiarazione che io ho fatto, che ho detto poco fa, cioè che io sono stato, sono e sarò di opposizione, più di questo non vedo che tipo di dichiarazione possa fare, ma quello che mi meraviglia è che un trasfuga come Desiderio, è chiaro, che poche ore fa, si può dire, ha lasciato il gruppo che lo ha eletto, Primavera Casertana, per passare in Forza Italia, avesse almeno la dignità, proprio la dignità di tacere, a fronte di un passaggio, di un abbandono del proprio elettorato, che io non ho abbandonato, è chiaro, di un abbandono dell'elettorato che l'ha portato a fare il consigliere comunale. Allora, consigliere Desiderio, insomma, stia zitto, taccia, insomma, vada avanti come è andato avanti fin dall'inizio della sua carriera, della sua napoleonica carriera alla provincia, voglio dire, e nessuno le darà fastidio, nessuno le dirà niente, ma credo che chi ha ascoltato la sua dichiarazione di stampella, non stampella, cose, continui a non giudicarla bene. È un consiglio che le do da uomo a uomo, si può dire, dopo. Sia contento che io mi fermo qui.